Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi è lunedì 15 ottobre. Eccoci qui ancora una volta per raccontare Milano, i protagonisti, le storie che meglio rappresentano la nostra città. Sapete che di storie la nostra città ne è piena e di storyteller, coloro che raccontano le storie, noi andiamo a cercarli. Lo sapete, abbiamo aperto la seconda fase delle votazioni di Milano Storytelling Awards. www.milanoawards.it, potete votare per i finalisti delle 9 categorie, ma oggi andiamo avanti comunque nel nostro racconto collettivo della città e incontriamo un fotografo che ha fatto un progetto lungo, pensate, sono 4 anni che sta dietro a questo progetto per raccontare la storia di un milanese, fondamentalmente. Anche questo potremmo riassumerla così, ma io voglio chiederlo direttamente a lui, a Gianluca Colonnese. Buongiorno Gianluca, benvenuto. Buongiorno, ciao. Fotografo che da un po' di anni, appunto, che ti sei approcciato alla fotografia e hai voluto seguire un progetto molto interessante, ambizioso e lungo, soprattutto 4 anni che stai Assolutamente. seguendo questo progetto, che è in realtà la vita di tutti i giorni di Giorgio. Esatto. Allora, facciamo un po' di... mettiamo a posto un po' tutti i puntini giusti. Chi è Giorgio e perché hai voluto seguire la sua vita? Giorgio è un ragazzo di Cassina de' Pecchi che ha 20 anni, a causa di una malattia che è la sclerosi tuberosa, ha purtroppo il cervello che ne ha due, quindi è un bambino di 2 anni in un corpo da adulto. Perché ho deciso di seguire questo lavoro, ho deciso di iniziare questo viaggio con Giorgio proprio perché Giorgio è una persona come tutti nella società e secondo me ho cercato in 4 anni di tirar fuori delle immagini con una dignità tale che lo dimostri e sensibilizzi anche chi sta intorno a Giorgio e a ragazzi come Giorgio ad interessarsi alle loro vite. Perché se tutti stiamo vicino a questi ragazzi e li consideriamo persone normali, Parte non integrante. extraterrestri, questi ragazzi avranno una vita molto più serena, Ecco, perché è sicuramente. durato così tanto questo lavoro, È appunto? Hai detto la parola durato. dignità, hai usato tu. Sì, assolutamente. E perché in un lavoro rapido sarebbe stato anche magari molto semplice da fare con uno stile nel quale vai a raccontare un po' quello che è Giorgio, ma se cerchi di fare un lavoro per entrare in profondità e capire effettivamente chi è Giorgio e raccontarlo da essere umano e non da disabile, a quel punto ci vuole un tempo, il tempo che merita. Ho deciso di proseguirlo per 4 anni, ma questo non vuol dire che magari ce ne sarebbero potuti volere 10 come 3. Di sicuro ho voluto prima conoscere Giorgio. Una volta conosciuto Giorgio, i suoi ritmi, i suoi tempi, i suoi sorrisi, le sue sofferenze, ho iniziato a cercare di capire il metodo, come raccontarlo in maniera appunto dignitosa e rispettosa. Tutto qua. Come sei andato in contatto con Giorgio e la sua storia? E ho avuto un assignment per un CSE, che è un centro socio-educativo, dove appunto dovevo raccontare questo luogo. E ho iniziato raccontando il luogo, poi ho visto appunto in Giorgio molti comportamenti che in quel periodo aveva mia figlia perché aveva un anno. E quindi mi sono avvicinato molto ai suoi comportamenti. Poi lui è uno dei ragazzi che ha la disabilità, diciamo, più forte, appunto, deve essere seguito con un rapporto uno a uno. E da lì mi sono interessato a lui e ho iniziato a parlare con i genitori e dopo 6 mesi, quando hanno visto effettivamente quello che volevo fare, quello che ho fatto con gli altri ragazzi, le immagini, hanno deciso di aprirmi le porte di casa e tuttora le ringrazio, Gianni e Monica, i Ecco, genitori. le immagini appunto che stiamo vedendo sono parte delle immagini che potete vedere in mostra a Milano. Allora, dacci Gianluca le coordinate su dove è la mostra, fino a quando e che tipo di mostra ci dobbiamo immaginare, aspettare. La mostra l'abbiamo inaugurata il giorno 8 di ottobre all'Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele, praticamente in centro. È una mostra totalmente dedicata a Giorgio,
infatti il nome è proprio Giorgio, quindi penso che con questo lavoro sono riuscito a raggiungere il mio scopo, far conoscere Giorgio. Sarà aperta fino al 19, fino a venerdì 19 e gli orari di apertura sono dalle 9 alle 18 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Che tipo di mostra ci devo aspettare? Appunto, 25 foto che raccontano, tu dicevi, che raccontano il Giorgio persona, non il Giorgio disabile, ho voluto proprio fare Assolutamente questo. sì. E poi cos'altro possiamo, cos'altro troveremo all'interno della mostra? Allora, all'interno della mostra troverete delle immagini che appunto danno, secondo me, raccontano un ragazzo che fa sport, che sta con i genitori, che sta con gli amici, che sta in una realtà che è quella sua, e non troverete, a parte in una nicchia, delle immagini che raccontano la sua sofferenza, anche perché lui ha molte crisi epilettiche al giorno. E l'unico modo però effettivamente io non volevo raccontare No. la parte, diciamo, Anche se brutta, fosse, no? dicevi, anche se Anche fosse, perché forse era Giorgio la più facile poi in realtà da sì, raccontare, dicevi, sarebbe è stata una, la parte più Giorgio c'ha semplice, tantissime crisi perché c'ha epilettiche al tantissime giorno, crisi epilettiche al continuano ad giorno, averne, c'è una, proprio assolutamente. questa malattia porta a Però questo tipo come... di deficit, ma tu Esatto. non hai voluto raccontare la parte più facile, quella che No. avremmo potuto vedere forse tutti quanti, Esatto. tu mi raccontavi 10 crisi epilettiche al giorno, praticamente Arriva ad avere 10 crisi vuol epilettiche al dire che giorno. chiunque incontri Giorgio almeno una quasi, può Può capitare quasi capitare, sì, semplicemente che sei assolutamente. d'accordo, infatti nella semplicità non hai voluto raccontare quella, ma hai voluto Assolutamente, le invece ho scavare e far vedere evitate. una persona, che è quello poi che ti Esatto. interessava. Poi Giorgio è come una tavolozza di colori, quindi ci saranno i colori allegri e i colori scuri. Quelli scuri ho preferito tenerli in una nicchia. Quando entrerete nella L'Urban sede, Center? nell'Urban Center, di fronte troverete un'immagine di 2 metri in una nicchia e di fianco delle immagini più piccole rispetto a tutte le altre. Tre immagini di un lato e tre immagini dall'altro che raccontano la crisi. Non la crisi in sé, ma l'attimo prima, perché Giorgio si rende conto che avrà una crisi, quindi l'attimo prima, e poi il fatto che l'attesa, quindi con le persone che gli stanno vicino fino a che la crisi passa. Ho fatto appunto queste piccole tre storie da tre immagini a sinistra, tre immagini a destra, di fianco a questa immagine da 2 metri, che è appunto l'immagine di copertina, che è quella dove Giorgio è seduto sul divano. Quindi la parte più intima, diciamo, l'ho lasciata in quell'angolo. Per tutto il resto vedrete la vita di un ragazzo di 20 anni. Cosa fa Giorgio durante le sue giornate? Come sono le giornate di Giorgio? Giorgio si alza al mattino e, come ogni ragazzo, fa colazione, prende delle medicine che evitano magari la presenza eccessiva di queste crisi epilettiche. Poi al mattino va in questo CSE, in questo centro dove appunto segue diversi ritmi. Il lunedì va in piscina, il mercoledì cucinano, il giovedì fanno arte, fanno musica. E il centro si chiama appunto Casa Filippide ed è a Cassina de' Pecchi ed è un centro secondo me veramente molto molto valido. E li seguo persino di sabato quando il sabato d'estate ad esempio vanno a raccogliere la frutta, vanno a vivere la vita nei campi e vedere persino Giorgio che raccoglie una mela è E fantastico. poi dicevi, vanno a fare la spesa, mi raccontavi poco fa, no? Assolutamente, vanno a fare la Cucinano spesa, anche, mi cucinano, dicevi? ovviamente i tutori li Sì? seguono e li aiutano, però li incentivano a cercare di vivere anche fuori di casa da soli. Imparano tantissime cose, questo è veramente positivo, sì. Come hai fatto a diventare, come dicevi, ormai sei lo zio di Giorgio, no? Giorgio, Sì. ormai ti riconosci, cioè, è contento, ti corre incontro quando ti viene, ormai Assolutamente. sei uno di famiglia, sei diventato dopo 4 anni. Assolutamente sì. Che tipo di lavoro hai potuto fare per arrivare a questo punto? Immagino che insomma, non sia facile entrare nella vita di sconosciuti, entrarci Sì, in punta di piedi, immagino, e poi assolutamente. però... Sono entrato senza macchina fotografica a trovare la famiglia, a trovare Giorgio, a stare con loro e poi ho iniziato ad introdurre una volta deciso effettivamente come raccontare Giorgio, ho iniziato a portare dietro la macchina fotografica, a scattare quando era necessario, a cercare il più possibile di non essere invadente, anche se effettivamente sei in un luogo, quindi l'intimità rischi di romperla, però credo di essere arrivato poi dopo un bel po' di tempo ad essere effettivamente quella persona che ci si aspetta in casa e quindi a riuscire a fare delle immagini molto naturali, sì, questo. E quindi è ovvio che poi Giorgio si è affezionato, un bambino di 2 anni
Non vedo l'ora di avere quando coccole. racconti appunto questo discorso del bambino di 2 anni, tu dici, perché effettivamente il suo sviluppo cerebrale è rimasto fermo, diciamo, ai 24 mesi circa, no? Esatto, sì. A causa di queste crisi epilettiche costanti, il cervello non è cresciuto così come il corpo. Il corpo è cresciuto e il cervello no. Infatti, Giorgio è un ragazzo di 1,90 m. Cioè, vederlo occhi chiari è un bellissimo ragazzo di 1,90 Cosa speri che venga fuori dalla tua mostra? Cosa speri che la gente, come si suol dire, si porti a casa? m, sì. Quando ho deciso di intraprendere questo percorso, ho pensato al fatto che in molti vedono questi ragazzi da esterni, quasi come extraterrestri, no? Non facenti parte della società. E questo vorrei, grazie alle mie immagini, sensibilizzare un attimino anche a vedere questi ragazzi come appunto facenti parte della società e quindi coinvolgerli magari, no? Sorridere, giocare pure 2 minuti con loro cambierebbe tantissimo anche la serenità dei genitori, perché il problema principale per un genitore non è un ragazzo che ha una disabilità e quando non ci sarò più, questo ragazzo come, che cosa farà? Avrà ancora lo stesso ritmo di vita che gli sto dando io adesso oppure non l'avrà più? Perché stiamo parlando in questo caso, ad esempio, di una disabilità dove fisicamente, dicevi, Giorgio non ha nessun problema, corre, nuota, Corre, nuota, lo porto in gioca piscina, tranquillamente. raccoglie le mele, fa qualsiasi cosa, fa corsa Però ha bisogno di continuamente. un costante Assolutamente, affiancamento, come assolutamente sì. appunto un Come un bambino bambino, sì, di 2 anni. assolutamente. E immagino quindi, insomma, anche il rapporto con i genitori com'è andato, come è stato strutturato? Immagino, insomma, ormai Il con loro rapporto con i si genitori è confronti. stato, man mano è arrivato ad essere fantastico. Adesso ci sentiamo quasi tutti i giorni. Ieri ho portato il mio lavoro all'Umbria Photo Sì? Festival e a Foligno pensando di appunto farlo partecipare per capire e per far conoscere pure a livello internazionale questo lavoro e Monica era lì a chiamarmi, mi ha chiamato per capire come era andato il lavoro, come non era andato, ci sentiamo tramite WhatsApp. Gianni la stessa cosa, il papà di Giorgio, simpaticissimo, sempre a disposizione, veramente due ottime persone e si è creato un rapporto fantastico. Ecco, hai detto appunto, l'hai portato a un festival di fotografia, all'Umbria Photo Festival. Non è l'unica volta però che l'hai presentato a un concorso, anzi hai già portato a casa dei buoni risultati, giusto? Sì, assolutamente. A febbraio, quando ho deciso appunto di dire ok, il lavoro è completo, secondo me posso avere un lavoro in mano da presentare, ho voluto questa conferma facendolo partecipare ad alcuni concorsi, tra i quali il Moscow, il Moscow International Festival, dove ha vinto il terzo premio come appunto Assurdo. stile di vita. Quindi è stato un Ah, grandissimo nella premio, un categoria grandissimo lifestyle ha vinto come riconoscimento, terzo premio. assolutamente, sì, il bronzo. Ricordiamo 25 foto in totale 25 foto. che possiamo vedere fino a quando e dove. Le potete vedere fino a venerdì prossimo, è aperto fino alle 18, dalle 9 di mattina alle 18, da oggi a venerdì anche, e poi lo smonteremo, sì. All'Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele. È un lavoro finito, Gianluca, oppure stai continuando? È un work in progress continuo? Ho iniziato altri lavori Ok. mentre raccontavo Giorgio. Sicuramente non è un lavoro finito, perché non si può definire un lavoro finito e raccontare la vita di una persona, raccontare la vita comunque di una realtà come quella di Casa Filippide. Ho intenzione appunto di proseguire questo lavoro e poi mi sembra davvero strano dopo aver frequentato 4 anni un luogo, ok, adesso non vado più. Per me sono legatissimi ragazzi, li conosco tutti, tutti mi riconoscono e mi accolgono con una grande felicità, quindi quando avrò la possibilità di andare e quando avrò in mente le immagini giuste,
immagini che mi aspetto per far crescere questo reportage, perché il sottotitolo di Giorgio è Raggio di Luce, che appunto ha preso il nome dall'associazione che ha fondato la madre, e appunto come raggio di luce, cioè qualcosa che illuminasse tutta quella criticità scoperta quando Giorgio era piccolissimo. Vorrei continuare questo lavoro chiamandolo Raggi di Luce, quindi continuare raccontando anche le altre disabilità presenti nel CSE e magari poi altro, però per ora voglio continuare con questi ragazzi. Dicevi 4 anni per portare a compimento questa prima parte, verrebbe l'ora da dire, del tuo lavoro. Le foto di quando sono? Sono tutte dell'ultimo periodo? Sono alcune magari No, più assolutamente no. vecchie? Di quando sono? Pensa che l'ultima foto che c'è in mostra è la prima foto che ho scattato a casa nel 2014. Cioè, era una foto intima che è stata proprio quella che mi ha fatto capire effettivamente quanto stavo entrando in intimità e a che livello sarei voluto arrivare. E quindi è stata poi quella che mi ha incentivato, che ho messo per ultima, è un abbraccio e un bacio tra la madre e il figlio sul letto, è bellissima. Come sensazione che mi ha dato, diciamo, poi sta a voi valutare. Dicevi appunto che tu hai voluto fotografare le parti del Giorgio, della sua vita di tutti i giorni, lasciando appunto Assolutamente. magari la malattia in un angolo, proprio come hai fatto poi fisicamente anche nella mostra, dove l'hai messa in una nicchia, hai voluto mettere gli scatti un po' più difficili. Hai scattato però anche appunto dei momenti molto complicati, molto difficili, momenti magari in cui appunto c'è la crisi epilettica. Com'è fare quel tipo di fotografia? E spieghiamo l'importanza che ha nel fare una fotografia, cioè non è essere delle iene o dei sciacalli in quel No, caso, assolutamente. appunto. E questo è un contributo. Quando si fotografa e si fa reportage, bisogna essere consapevoli del fatto che si ha una responsabilità, quella di raccontare la realtà dei fatti. Sarebbe stato ipocrita dire Giorgio non ha nulla. E quindi è ovvio che in quei momenti lì io sono dovuto stare lì a documentare con rispetto, ma documentare. Immagini che poi gran parte, come capirete, ci sono 6 immagini, ma sono assolutamente, credo, dignitose. Però è essenziale nel fotoreportage, secondo me, raccontare la realtà dei fatti. Com'è E stata la quindi prima volta? esserci nel raccontare le cose dure e le cose Il più primo scatto felici. così, quanto è stato difficile per te? Credo sia stato molto difficile, però ero concentrato. E poi il fatto di sapere che ci sono delle persone che comunque sono lì a seguirlo, ti un attimino mette al sicuro sul fatto che ok, intervengo. Poi ci sono state delle situazioni dove stavamo salendo un pianerottolo, ho visto che cadeva all'indietro, ho mollato la macchina fotografica che è arrivata all'altro pianerottolo per prenderlo. Cioè, quello proprio è ovvio. Però di sicuro il fotoreportage prevede, ed è giusto che lo preveda perché è essenziale raccontare la realtà dei fatti, è quello che a me piace fare e quello che sto continuando a fare nei vari progetti. E allora Gianluca, siamo in chiusura. Ricordiamo precisamente dove, come e quando possiamo vedere questa bellissima mostra su Giorgio, anzi la mostra Giorgio, si chiama così proprio, all'Urban Center. Ricordaci bene dove e come. Allora, l'Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Chiudiamo il 19. Ciò che abbiamo anche la locandina, eccola qui, grazie mille Cristina per locandina. Una mostra davvero interessante, fino a venerdì dicevi giusto Gianluca, Assolutamente. c'è tempo, aperto dalle 9 alle 18, quindi andate. Molto interessante poi questa interazione che si può avere con la madre, giusto mi dicevi, c'è una Sì. situazione, ricordiamo un po' come funziona questa situazione in cui posso interagire, no? Con queste poesie, mi dicevi, mi raccontavi. Assolutamente sì, grazie. Praticamente ho pensato di far conoscere anche la madre in tutto questo, perché la madre ha sempre scritto poesie, e per entrare più rapidamente nel mondo di Giorgio, dei genitori e tutto il resto, mi sono fatto passare il blocco di poesie che aveva scritto. Se
Da lì me ne sono piaciute molte e mi hanno aiutato a raccontare la parte intima di Giorgio, quella a casa. E ho chiesto appunto a Monica di scegliere 5 immagini e da immagini che le ho mostrato, di sceglierne 5 da associare a delle poesie, quindi 5 poesie associate a 5 immagini. Le Scelte troverete in dalla mamma di cartolina, Giorgio, da scelte dalla Monica. mamma di Giorgio, associate alla poesia, le troverete all'Urban Center sempre e dietro appunto troverete l'immagine di fronte e dietro troverete la poesia sulla sinistra e sulla destra invece tutte le coordinate per magari conoscere meglio l'associazione Casa Ecco, Filippide. perché ricordiamo appunto, sono in Casa Filippide, Casa giusto? Ricordiamola Filippide, bene allora. che è a Cassina dei Pecchi, attualmente stanno cercando di acquistare il luogo dove fanno fare gran parte delle attività. E appunto si chiama un metro quadro di felicità e tutte le indicazioni stanno dietro la cartolina. Quindi mi raccomando, andate a vederle o comunque cercando anche su internet Casa Filippide Lombardia troverete tutte le informazioni che occorrono per conoscere Giorgio e i suoi amici. Perfetto, mi viene quasi a pensare che la prossima mostra lo si chiamerà forse Monica, non so, mi viene da dire, No, la insomma, prossima ho mostra visto che credo. hai sviluppato una bellissima empatia con i genitori, con i familiari di Giorgio, Assolutamente, giusto, assolutamente. immagino. Monica è abbastanza presente nella vita di Giorgio e quindi nelle immagini di Giorgio. La prossima mostra, che conterrà anche gli amici di Giorgio, che appunto si chiamerà Raggi di Luce, la faremo a dicembre a Cassina dei Pecchi al Maio. Saranno 2 piani, una struttura fantastica su 2 piani. Il pian terreno sarà dedicato a tutti gli amici di Giorgio e poi il piano di sopra ci saranno le immagini che sono attualmente all'Urban Center con qualche Ok. altro dettaglio, qualche altra immagine che Bene. racconta nel dettaglio la vita di Giorgio. Bene, allora, grazie mille davvero Gianluca per essere venuto qua a raccontarci di questa bellissima mostra in questo momento all'Urban Center di Milano, Galleria Vittorio Emanuele, a poco prima di Piazza della Scala, insomma, un posto magico per la città che diventa ancora più magico grazie alle foto di Gianluca Colonnese. Grazie mille Gianluca davvero per essere venuto Grazie qui oggi con noi. mille, Fabio. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo che l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutti i protagonisti. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.